Lega Consumatori fornisce alle persone segnalate ai centri d'ascolto dalle Caritas la consulenza sulle utenze telefoniche, sui contratti, sulle locazioni, sulle assicurazioni e sugli acquisti, aiutando le persone che magari hanno fatto degli acquisti sbagliati e sono state truffate a riuscire a risolvere le loro problematiche. Il tutto viene sovvenzionato dalla Caritas con un minimo contributo. Un accordo attivo dal luglio del 2015 che è entrato in azione e già avete dei casi che comunque fanno capire come ci sia comunque un'effettiva difficoltà di certe persone di un certo ceto sociale. Certo, perché ovviamente le fragilità che possono essere sia finanziarie che comunque a livello di nucleo familiare poi influenzano anche le scelte delle persone che possono essere non ponderate. Ed ecco che cerchiamo di far ottenere rimborsi o far annullare i contratti che sono stati erroneamente stipulati. Si parla di bollette dell'acqua, del gas, di contratti a volte stipulati un po' troppo in fretta. Molto in fretta e soprattutto che possono portare anche disperazioni nei nuclei familiari proprio per la difficoltà poi di poter adempiere ai costi. Un accordo attivo in tutta la regione, chi è interessato per poter ricevere comunque sostegno a chi deve rivolgersi? Vi potete tranquillamente rivolgere alle Caritas, ai centro d'ascolti, alle ACLI che hanno voluto la Lega dei Consumatori e ovviamente agli sportelli della Lega Consumatori. Come viene portato avanti il servizio da chi? Il servizio nasce dai centri d'ascolto dove ovviamente sono tutti volontari e dagli sportelli della Lega Consumatori dove sono tutti volontari però formati e qualificati per dare assistenza anche a campo giuridico. In tutta la Liguria quindi presenti con la sede che rimane comunque a Genova? Sede legale della Lega Consumatori è Genova, poi gli sportelli sono attivi a Chiavari, alla Spezia, a Imperia e a Savona. A Genova dove vi trovano? In Vico Falamonica 1.